Siamo al 92-55, 7 di recupero per Lecce-Juventus. Ora un calcio d'angolo ribattuto dalla difesa del Lecce. La Juventus che sta steccando questa partita, ma ora c'è l'attacco di Higuaín in area, ribattuto. La Juve sta steccando dopo che era passata in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Dybala ad inizio secondo tempo, subito pareggiato da un rigore del Lecce. Poi dopo andremo un po' nel dettaglio di questi episodi, qualcuno è stato anche un po' discusso, sia a favore che contro. Poi andremo un attimino a vedere, 93-30, quindi mancano 3 minuti e mezzo, forse ci sarà anche un piccolo supplemento di recupero per un infortunio a Bentancur. Ora c'è Cuadrado in area che entra, cross basso, calcio d'angolo. La Juventus sta attaccando a testa bassa, meriterebbe questa vittoria perché ha creato veramente tanto in questa partita, soprattutto un'occasione di Bonucci clamorosa, veramente da pochi metri, un palo di Bernardeschi, tante altre mezze occasioni. Ora c'è Bentancur, il cross, un altro calcio d'angolo, sì, arriva un altro angolo. Juventus che sta assediando adesso il Lecce nella sua area di rigore, che è tutto rintanato dietro, non riesce più a ripartire con qualità come ha fatto alcune volte durante la partita. Libera Babacar, la Padura cerca di tenere palla su nella metà campo della Juventus, riesce bene a tenerla e si va a prendere un fallo preziosissimo per il Lecce. Bentancur ha fatto un fallo ingenuo, di quelli che non vanno fatti in quelle zone del campo e a questo minutaggio, quando la squadra che sta difendendo vuole solo far finire la partita e allungare un attimino il tempo di riposo tra un assedio e l'altro della squadra più forte. Dicevamo un po' nel dettaglio degli episodi. Dopo pochi minuti c'era un calcio di rigore su Emre Can, che è stato toccato dal giocatore del Lecce. Rigore non dato, stranamente anche rivisto con un check al VAR, ma per me era calcio di rigore, ci stava proprio tranquillamente, quindi secondo me è un errore dell'arbitro. Poi c'è stato il calcio di rigore assegnato a Pjanic, che su un tiro proprio sulla riga dell'area di rigore è stato contrastato con un piede alto da parte del difensore, rigore che può starci, non stranetto ma può starci. E poi subito dopo pochi minuti, un calcio di rigore per il Lecce, per fallo di mano di De Ligt, netto, braccio abbastanza largo, insomma con le nuove norme rigore indiscutibile. Quindi diciamo che come episodi più o meno ci siamo a livello di regolarità di partita, anche se la Juventus avesse sbloccato la partita fin dall'inizio probabilmente sarebbe stata un'altra partita, c'è da dirlo. Ora c'è Higuaín in area di rigore, un tiro, Gabriel con i piedi riesce a ribattere, Khedira, cross ribattuto. La Juventus sta provando fino all'ultimo a vincere questa partita, così la Juventus salirebbe solamente a più 2 sull'Inter, che gioca veramente fra poco e potrebbe, vincendo contro il Parma, scavalcarla nuovamente e tornare in testa da sola, in testa alla classifica. Quindi comunque per la Juventus sarebbe un passo falso importante, questo, molto importante. Vediamo un attimino un po' questi ultimi scampoli, mancano 40 secondi, più forse altri 20-30 secondi. Viene un po' Alessandro, un cross ribattuto da Rossettini, ancora palla che naviga sull'area di rigore sulla sinistra. Alessandro, ora è vicino alla bandierina, prova ad ottenere un calcio d'angolo, no, rientra. Ottima azione di Alessandro, ha fatto veramente una buona partita. Ed ora invece riparte il Lecce. Bentancur però, attenzione, scivola, c'è un contropiede del Lecce? No, c'è un fallo? Ha dato fallo, ok, perché altrimenti il Lecce si stava involando da solo verso la porta, anche se non sono molto sicuro se era un fallo, vediamo un po'. No, non c'era questo fallo, il Lecce poteva andare quasi da solo verso il portiere. Grave errore questo secondo me da parte dell'arbitro, che forse va a pareggiare un po' quel rigore iniziale non dato ad Emre Can. 97-10, calcio di punizione sulla tre quarti per la Juventus, Bernardeschi che butterà questa palla dentro, anche se la distanza è veramente notevole. Vediamo un po' questa palla dentro, ribattuta dal difensore del Lecce, Alessandro, in area Rabiot, messo giù, no, finisce qui? È finita, sì, uno pari. Lecce-Juventus 1 pari, passo falso della Juventus che avrebbe meritato questa vittoria perché ha creato veramente tanto. Ricordiamo il palo di Bernardeschi, 2 tiri fuori di Dybala, un'occasione di Bonucci veramente da pochi metri con il portiere in uscita. Però Lecce è stato caparbio, arcigno, non ha mai mollato,
è riuscito fino all'ultimo a contenere gli attacchi della Juventus, che, e quindi Lecce guadagna un prezioso punto in ottica salvezza. La Juventus invece fallisce questa vittoria, e l'Inter ora alle 18 può, con il Parma facendo 3 punti, tornare da solo in testa alla classifica. Quindi campionato che si mantiene vivo anche dopo lo scontro diretto vinto dalla Juventus a Milano. C'è questo passo falso e quindi l'Inter può ritornare in testa. Bel campionato, è stata comunque una buona Juventus, non c'è dispiaciuta, ha creato veramente tanto. È stata una partita un po' sfortunata. Noi ci vediamo presto per tanti nuovi video su Inter Parma e su tantissime altre partite. Ciao a tutti dagli